Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Marina Berlusconi, nessun impegno in politica. La tempesta di San Giuda, vittime blackout, Datagate, l'America, stiamo rivedendo il programma dell'NSA. Marina Berlusconi smentisce le voci di una sua possibile discesa in campo politico. Non ho mai avuto e non ho alcuna intenzione di impegnarmi in politica. Intanto il ministro degli interni Angelino Alfano esclude scissioni interne al PDL e riconosce Silvio Berlusconi come capo indiscusso del partito. E di almeno 2 vittime e 260.000 abitazioni rimaste senza elettricità al bilancio della tempesta San Giuda che ha attraversato sud della Gran Bretagna e della Francia. È stata la più forte tempesta registrata negli ultimi anni nel paese, con venti che hanno superato i 130 km orari, fermi aerei e treni. Mentre si allarga lo scandalo Datagate, ora il Consiglio nazionale americano ha avviato una revisione del programma di sorveglianza dell'NSA. Secondo il sito Krypton, dal 10 dicembre del 2012 all'8 gennaio del 2013 sono state spiate in Italia 46 milioni di chiamate telefoniche. Ripartito Grosseto con la testimonianza dell'ufficiale in addestramento Orsino, il processo sul naufragio della nave Costa Concordia con unico imputato Francesco Schettino. Il comandante ordinò di aumentare la velocità della Costa Concordia da 15 a 16 nodi, circa 5 minuti prima dell'impatto con gli scogli, ha detto Orsino al processo. E Giulia Reina, 19enne di Messina, Miss Italia 2013, la prima incoronata sulla 7, la decima Miss Italia siciliana, eletta la terza negli ultimi 5 anni. Protagoniste della serata insieme alle 63 finaliste sono state la gara e la scenografia. 300 metri quadri di video wall ad alta definizione con proiezioni e grafiche ad hoc. Arrestato ancora una volta per aggressione, il rapper statunitense Chris Brown avrebbe avuto una lite con uno sconosciuto. Nel 2009 era stato condannato ad una pena in libertà vigilata per aver picchiato la sua fidanzata di allora, la cantante Rihanna. Serena Williams numero 1, la cinese Lina sul podio e l'azzurra Sara Errani ancora stabilmente nella top 10 sono alcuni dei verdetti di fine anno del tennis femminile. La stagione si è conclusa con il successo della statunitense Williams sulla cinese nei WTA Championship, il torneo di fine anno a cui prendono parte le migliori 8 giocatrici.